ancora Ciancimino con la sciabolata col mancino a cercare Boyang, arriva sul pallone però Gomez che mette in mezzo dalla sinistra, la palla troppo all'indirizzo del portiere. Quindi bisogna anche stare attenti, sì, adesso vediamo. Il tentativo di Messina. Giusto Luca, l'approccio quello proprio mettere in difficoltà gli avversari. Tanto il tentativo di Martell e Spino sporcato forse da un difensore avversario, non secondo la terna arbitrale. Che bellissima giocata però insomma magari troppo fine a se stessa, però bisogna stare attenti. La ripartenza dell'Aspra con Barbera che entra in area di rigore, la conclusione di Barbera e l'Aspra è in vantaggio quando siamo al 19° minuto, una ripartenza fulminante. Preferisce invece andare a una finta di corpo, poi ancora Martell e Spino in avanti per Gomez, la palla però è troppo lunga per il terzino. Palla però resta nella metà campo del Mazzara con Barbera che serve il numero 7, ancora un diagonale del numero 7 dell'Aspra, si salva in qualche modo il Mazzara, entra sul mancino, la palla finisce a Martell e Spino che ne fa fuori uno, poi va ancora sulla destra per Gomez Nobre che prova il mancino a giro, la palla deviata, finisce tra le braccia, tra i guantoni di Sisè. La corsa un suo punto di forza, quindi... Tanto palla sinistra provato da Gomez che finisce davvero decisamente alto, lontano dalla porta, quantomeno a finire il primo tempo con un risultato non negativo, mettiamola così. La palla lì per Dali che cerca e trova l'imbucata per Casapala che se la giusta sul destro, poi il suo tentativo è deviato in corner da Piscopo. Sarebbe stato anche un Mazzara diverso, invece oggi davvero... Può puntare Terrasi come Snobre. Come Snobre poi col sinistro la mette in mezzo. Il colpo di testa provato! Boyang! Gol, ma è tutto fermo per una posizione irregolare. Motivo per cui non sia stato convalidato, cioè l'Aspra però a cercare il varco giusto in avanti con il tentativo di Terrasi che viene bloccato totalmente per Sanyong, la palla per Bonanno che è a tu per tu con Venè, sbaglia clamorosamente un gol negli ultimi 10 minuti. Sì, e il Mazzara sta sbagliando il tentativo da centrocampo intanto da parte di Giglio che esibisce anche in un tuffo forse non necessario e finisce adesso dopo 2 minuti di recupero la prima frazione di gioco al Nino Vaccara. Mazzara 0, Aspra 1, decide finora il gol messo a segno al 19° da Barbera, via Santa Guida, Palmeri e Tomasino, allenatore il signor Giancarlo Ferrara. C'è intanto un pallone lavorato sulla destra da Casapala che prova a servire Gomez Nobre, poi Martell e Spino prova ad arrivarci, arriva prima di lui però con i guantoni, Lamin Sisè, a questo inizio di seconda frazione di gioco, mentre intanto c'è Gomez che prova a mettere in mezzo con un colpo di testa della difesa dell'Aspra ad allontanare. Che si appoggia su Messina, poi Pongo se ne va su 2 avversari, la mette in mezzo per Martell e Spino che prova una giocata quasi da futsal con un tiro tentato con la punta, poi un fallo di Messina su Sfar, il calcio d'angolo battuto da Alassia, la palla in mezzo, il tentativo di girata prima di Ciancimino e poi di Casabala, la palla resta lì dopo un rimpallo e Pongo a proteggere un altro corner. Palla messa in mezzo, c'è il colpo di testa provato di Abbi sul pallone a mettere in area di rigore per Alassia che prova quasi un colpo di testa all'indietro a segnalare che si può riprendere a giocare, allontana Casabala, la palla però è di nuovo facile preda per Palazzo che la mette indietro per Bonanno, ancora Palazzo in area di rigore, la palla messa in mezzo con il tentativo in spaccata da parte di Piscopo per utilizzare anche la superiorità numerica. Assolutamente, intanto c'è Alassia che controlla un pallone, la palla messa in mezzo per Casabala! Conclude incredibilmente a lato, probabilmente l'occasione più ghiotta della partita per il Mazzara, se escludiamo il gol annullato nel primo tempo.
stretto proprio con Palazzo, la palla messa in mezzo da Diaby per Martello Espino. Ecco, non è che palla messa in mezzo da Sfarra a cercare proprio Casabala, allontana la difesa dell'Aspra, c'è Diaby a difenderla quasi al limite dell'area, la conclusione di Diaby, si distende elegantemente Sisè, Pongo e lo serve in area di rigore, Pongo poi non riesce ad arrivare sul pallone. Pallone dentro così, tentando, vedendo quello che accadeva, insomma questo che... Tanto ecco. Il tentativo di Giglio con l'Aspra che si riaffaccia dopo tanti minuti dell'Aspra, arriva il triplice fischio del direttore di gara e dopo 4 minuti e mezzo di recupero l'Aspra fa bottino pieno qui al Nino Vaccara, sconfiggendo di misura il Mazara per 1-0 grazie alla rete messa a segno al minuto 19 da Barbera, ma